Cos'è? Sai a quando è arrivato lo spread? A 3 euro fascia. Vai, la vogliate per friarire. Masca. Che è? Lo sai, ieri sono stato dal dottore. E che ti ha detto? Mi ha detto che mi devo fare le analisi. Ma non ne fanno ora retto. Vieni a salute. Caffè. Che è? Ma perché non ce ne andiamo a casa? Sono 4 ore che stiamo su questa panchina. Io sono stato 3-4 mesi chiuso dentro la casa. Io mi devo recuperare. Ma non ci devi pensare più al periodo brutto che abbiamo passato. Non ne parliamo, dobbiamo guardare avanti. Tu come lo vedi il futuro? Cioè? Come? Cioè, dico, come lo vedi? Sei ottimista o pessimista? Cioè? Come cioè? Ho fatto il bicchiere, Raffè. Cioè? Tu il bicchiere lo vedi mezzo pieno o mezzo vuoto? Fai una domanda ogni tanto, ne vedo te. Dipende. Dipende da cosa? Dipende da quello che ci sta dentro, dipende. Perché? Perché se ci sta l'acqua, allora è mezzo pieno. Se ci sta il vino, allora è mezzo vuoto. Hai ragione. Però non mi hai risposto. Allora rispondi tu, fatti la domanda, fatti la risposta. È arrivato Marzullo. Puoi mi chiamare Marzullo come tuo amico? Ma come non è una parolaccia. Ma chiamate Marzullo. Ma è una persona, una brava persona. Non si può mai dire. Vabbè, ho capito, faccio tutto io, faccio la domanda e faccio pure la risposta. Che fai sto qua? Pasca! Questo io. Che re? Ma tu come lo vedi il bicchiere? Lo vedi mezzo pieno o mezzo vuoto? La verità, Raffè, io ringrazio cielo che ho ancora il bicchiere. Guarda come è diventato saggio, guarda. A te la quarantena da fatta bene, da fatta, Raffè. Ma che te? Mi hai visto un manifesto di Salvini quando è venuto a Napoli? Mi capite che dietro non c'avevi il Vesuvio, c'avevi l'Etna. Figurati mo che va a Catania e va a cercare un babà e sfugliatella. Quando le trovo? Voglio andare dalla sirena, voglio andare dalla sirena. Vuoi passare prima tu? No, un po' di olio, un po' di limone.